Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Scarlet Nexus. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro salvataggio da parte del signor Seto. E beh, devo dire che secondo me c'è un interesse più che da semplice superiore e nuova arrivata qui. Siamo qui nel bunker della nostra famiglia perché, beh, l'abbiamo decretato come luogo di riposo generale per tutti. E beh, vediamo come si può svolgere la cosa. So che potrebbe non avere molto peso detto da uno che si è fatto ferire, ma non abbassare la guardia se sei in fine missione, Kasane. Ah, ok, perfetto, è stata una roba rapidissima. Tu invece che hai da dire? Sono sicuro che se cerchiamo bene possiamo trovare del vino invecchiato. Prendiamone qualche bottiglia prima di tornare al suo... Oh, scherzavo. Ok, qui invece finiamo la missione, immagino. L'unica con il puntino rosa, quindi il simbolo dell'amicizia, è lei. Vediamo lui cosa ha da dire. Prima, devo farti complimenti per quello che hai fatto per Seto, ma non montarti la testa. Vabbè, è già qualcosa. Ottimo lavoro lì fuori per una recluta. Uscire senza un graffio da uno scontro con un estraneo maggiore è davvero notevole. Ma non era estraneo superiore? Evento legame. Vediamo cosa si fa.隊長、ちょっとお話ししたいことが。まあ、かせね。今は任務中ではないんだから、隊長なんて呼ばなくていい。え、プライベートでは立場を忘れて話しましょう。Parlami come fossi tua madre。わかったわ。じゃあ、改めて。今日か。 ちょっと話したいことがあるんだけど。センティアモ。何かしら。何でも話してちょうだい。体の調子でも悪いの？それとも悩み事？いいえ。ただ訓練生時代みたいに強化から何か実践でのアドバイスをもらえないかな。あ、べ、だい。え、じゃあ、qualcosa。うん、inizio almeno。重ねはもう実力もあるし。 今のままでも十分な戦い方ができていると思うけど。ま、しぽ、sempre migliorare、キヨカ。でも、そうね。実践では超能力や戦略以外の大事な要素があるわ。それは運よ。運。え。予想外の事故を避けるためにいい運気を保つ。ちでうなムレトフォルトナート。あ、そうだ。 E lo sapevo. Che cazzo, quanto sei giapponese. Quanto sei giapponese. Esatto. Me lo metto via. Dentro la sacchetta, così via. Magari è veramente un funzionamento, magari è solo estetica. Ah, ecco. Oh, è proprio. Si comporta da mamma, effettivamente. È la capa della squadra ed è così. Dai, che stronza che sei. Esatto, dai, si sta comportando bene. Ma lei è tuo superiore, deve preoccuparsi per te, cretina. Ma dai, l'hai offesa. Madonna mia, ma mettitelo in tasca e via, ma non rompere il cazzo. Madonna mia, ma che persona di merda. Ma se vedi tu... Perché una volta ho perso qualcuno della squadra, quanto ci fai? Ah no, beh, è stato un colpo strano di scena. E lei ora si offende? Oh.
海抜群の同じ舞台で一緒に戦う仲間こそ。ti tratta come una figlia, lei è la madre della squadra, vedi tu. でも海抜群として戦う以上、別れは避けられない。Ci ho azzeccato però, ci ho azzeccato. Ha perso qualcuno della squadra. Ecco, ora lei... Sì, vabbè, ma tu sei anche troppo stronza, amica mia, Kazane, dai. Quindi adesso prenditi quell'amuleto e stai zitta, per favore. Non offenderla più, quella povera donna. Ok, grazie. Ora so meglio. Arigato. Ureshii wa. Ottona ni natta no ne. A me non pare, però. Chotto ogesa da kedo. Ma jitsugai wa nai shi. Esatto, prendilo e non rompere le balle. Soda wa. Kono omamori mo yappari motte ikanai? Utatsu. Goriyaku. Magari c'è effetto veramente, magari è solo cosmetica, come dicevo. Kanben shite. Però magari ti aumenta, che ne so, i ritrovamenti. Kasane, nanika komatte iru koto wa nai? Qualche difficoltà? Tokuni mondai nai wa. So, nara yokatta wa. Anata wa zutto yutousei datta mono ne. Oh, Kyoka. Nanika attara itsu demo tayotte ii no yo. Kuregremo muri wa shinai de ne. Sì, signora. Il tuo legame ha raggiunto il livello 2. Migliora velocità recupero Sasa e VG Guardiano. Se subisci un attacco, c'è una possibilità che Kyoka compaia in forma di visiogramma per bloccarlo e annullare i danni. Ah, un blocca danno, non sarebbe male. E io sicuramente Kyoka la terrei in squadra fissa. Come squadra ti dirò che lei, che si duplica, più ci dà il potere di duplicarci noi stessi, ti dirò che potrebbe essere una forza di fuoco, niente male in più. Grazie Kyoka. Nelle fasi di attesa, le scene di interazione con gli alleati si chiamano eventi legame, che dipendono dai tuoi progressi nella storia principale. Ci sono due modi per iniziare questi eventi: parla con un alleato nel rifugio e scegli evento legame, rispondi ai messaggi neurali degli alleati. Ok, grazie. Livello legame: rafforza il legame con i tuoi alleati avviando gli eventi legame, combattendo insieme a loro e dando regali dopo la fase di attesa 2. Ok, quindi dalla prossima fase di attesa. In seguito a questa attività, parla con loro a rifugio per aumentare il livello del vostro legame. Oltre ad ottenere nuovi effetti Sasa, migliorerai il legame con i tuoi alleati e li spingerà a curarti e rianimarti più frequentemente. Vabbè, grazie. Ti ringrazio. Ovvero quasi mai, però lo farò io perché, beh, lei è una cudere un po' tsundere, poco tsunderina, eh. Vediamo se magari, come dicevo, amuleto di chi... la madonna mia, ma era piccolo così quando lo teneva in mano. Che cacchio è, si è ingrandito. Qualcun altro ha un evento legame qui? Vabbè, direi che a questo punto, visto che non c'è nient'altro da fare, possiamo uscire. Possiamo parlare di persona? Sì, direi di sì. Ciao, scusa il messaggio improvviso, sono Yuito Sumeragi, speravo di poterci vedere, voglio chiederti una cosa. Parlare tramite messaggi non è il mio forte, è per questo che vorrei vederti di persona. Ti aspetterò a Kikuchiba, mi farà piacere se deciderai di venire. Rispondere a questo evento dall'inizio evento, va bene? Ok, arrivo subito. Ah, ok. Yuito kara no yobidashi. Chodo ii wa. Onee-chan ni fusawashii otoko ka dou ka. Certo. L'unica cosa importante, no? Seto-san no mannen hitsu mo sagaseru kamo. Ma andiamo da soli? Sì, andiamo da soli. Ehi, ciao. Kite kureta nda ne. Arigato. Sore de message de kaita koto nan da kedo. Anata, hanashi no maeoki ga nakute ii wa ne. Yokei na koto o iroiro yuu hito ga okute unzari shite ita no. Arigato. Demo wa lei è sempre così, porca miseria, dritta per dritta, eh? Kasane no hanashi? Anata,
好きな人はいるの？え、cosa？ esatto。具体的な好みのタイプは？将来設計について何か考えている？non lo so。ランドール重工の仕事を継ぐ意思はあるかしら？ちょっと待てよ。どうしてそんなことを聞くんだ？お姉ちゃんの気持ちを悟られたら、ユイトがつけ上がるわね。お姉ちゃんに好かれて嬉しくない人間なんていないもの。あ、ルイ？心情調査よ。もしかして、そのために俺の呼び出しに応じてくれたのか？もちろん、それだけじゃないわ。瀬戸さんがここで愛用の万年筆を落としたそうな。あ、ベー、ローラ、tutta altra storia、ちょうどあなたと話をしたかったし、あなたなら、瀬戸さんの持っていた万年筆がどんなものか知っているかと思って。万年筆？ああ、そういえば瀬戸隊長、綺麗な万年筆を持ってたな。でもなんで瀬戸隊長の万年筆を重ねが探してるの？ Perché è caduta？ なんで？なんでかしら。やっぱりあなたも余計なことを聞くのね。え？変な顔してないで、万年筆を探しながら話しましょう。Va bene, missione di ricerca. Qual è il tuo psico? Psico cinesi come il nostro? Sì, ma di che tipo? Mentre il sasso è attivo, gli attacchi di psico cinesi non consumeranno... la barra psi. Sarai inoltre in grado di controllare tutti gli oggetti circostanti e usare il campo psicocinetico per adoperarli nell'attacco L2 e RU2. È la combinazione dei nostri poteri, insomma. Beh, non male. Non male la combinazione. Perché se uniamo la sua, quello della duplicazione ed eventualmente quello elettrico, abbiamo un barrage totale di oggetti che va contro i nemici. Tipo, prendi 5 oggetti in un'area, li duplichi, quindi diventano 10, più li elettrizzi proprio brrr, una mitragliata di colpi elettrici. Nemici? Secondo me... Sì, sì, l'ho già visto, grazie. Non mi serve ora. Attacca di questo. Beccati questo. Becca di questo stupido pennuto. Spacco la faccia se ci riprovi, stronzo. Ecco fatto. Yes, saliti di livello. Allora, l'altra volta avevo detto che vorrei puntare da questo lato per aumentare la quantità delle nostre combo, ma soprattutto per ricevere questo attacco caricato, che non sembra per nulla male. Io punterei prima di tutto a questa zona, poi puntiamo alle altre, anche se buttare almeno uno di questi secondo me potrebbe essere utile. Anche perché il primo è qua, il secondo è qua come ultima abilità di tutta questa fila, quindi hai voglia che ci vuole fare tutto il percorso. Per adesso tanto non posso fare nulla con due punti, quindi andiamo avanti. Oggetto, nemico. Vieni qui. Spacco la faccia, stronzo. Non scappare. Ecco fatto. Piano piano sto migliorando nella qualità del combattimento. Facciamo così. Non vedo. È morto? Sono morti tutti e due con un colpo? Minchia. Ha fatto veramente male il colpo.
Certo, non ho visto nulla per via della telecamera, però... Non vede nessuna penna, controlliamo meglio. Eh beh, vuol dire che non è qui, genio. Wow. Ma dimmene di più, Detective Conan. Madonna mia, la psicocinesi sicuramente è utile quando il nemico scappa e tu lo stai inseguendo. Uccidilo, Yuito! Ecco fatto. Credo che dobbiamo scendere di qua, vero? Però prima a questo punto controlliamo sempre le altre aree. Che appunto non si sa mai che trovi un oggetto. Tanto che ti costa finire la mappa per andare in giro, no? Scendiamo di sotto. Ah no, stiamo salendo di sopra. Ci stiamo allontanando sempre di più, secondo me. Quindi, ti piace mia sorella? Mi chiedo perché siamo saliti. Vabbè, in realtà salendo possiamo buttarci di sotto per arrivare all'oggetto. Quello è sicuramente una scelta. Ah, c'è il tizio per salvare. Come fai a essere? Perché sei qui? Scusami, spiegamelo. Vabbè, guarda. Ecco fatto. Vediamo. Oggetto e altro oggetto. Grazie. Giusto per sicurezza, facciamoci un salvataggio che non si sa mai. Oggetto nascosto qua dietro, grazie. Due oggetti, quella, madonna. Cos'è, non sapevate dove metterli? Perché tanto mi sa di apparizione di nemico grosso qui. Ambiente grosso, noi due da soli. Tizio che ti fa salvare. Anata, sorenarini tatakaeru no. Da, madonna mia che stronza che sei. Aspetta, devo cambiargli equipaggiamento già che ci siamo a sto tizio, è vero? Kasane. Sei fidanzata? Nani? Ore. Chisai koro ni kai ni osawarete shinisou ni natta koto ga aru nda. Tu eri lì? Sono toki ni kaibatsu gun no hito ni tasukete moratta nda kedo. Sore ga Kasane ni yoku niteru hito datta nda yo. È la madre naturale di lei. Ne dubito, abbiamo la stessa età. Anata ga kodomo. Esatto. Watashi mo kodomo datta keredo. Ah, no, la mia unica sorella è Naomi. Perfetto. Allora, prima di tutto, fermati. Posso cambiarti equipaggiamento durante una battaglia? E per fortuna tu sei un coprotagonista, quindi hai già armi belle. Tra cui questa spada ardente che era... nel DLC gratuito di Tales of Arise. Peccato che sia più debole rispetto alle altre. Estetica comunque... poteva essere un po' meglio. Questa cavolo è una RAM RGB. Va bene, vai a dire Leo. Va bene, combattiamo. Becca di questo. Era dall'altra parte. Porca miseria. Beccati questo, stronzo! Ah, e dai, l'avevo schivato col cerchio. Ecco fatto. Questo era l'antipasto, sicuramente. Ora arriverà il big deal. Wow! Molto comoda a livello di trama. Capitano Seto, abbiamo ritrovato la sua penna, tenga. Arigato, Yuito. Tascatta wa. Tokoro de, sakki no hanashi da kedo. No, sono stata adottata. Kaibatsugun no hito no ken? Eh. Kaibatsugun meibo wa kakunin shita no. Mochiron da yo. Demo gaitousha wa inakatta. Jotai shita no kamoshirenai kedo. E se fossimo noi tornati indietro nel tempo, la butto lì. Sono kamikazari to onaji mono o tsukete tan da. Me l'ha fatto mia sorella. Può essere che siamo tornati davvero indietro nel tempo?
どうしてユイトが子供の頃に会った人間がお姉ちゃんの作ったアクセサリーをつけてるの？もしかして secondo me ho ragione。 今の記憶と子供の頃の記憶が混ざってるとか。ne dubito。 ねえ、あなたの超能力も念力だったわよね。リアルな夢を見ていたってことはない？ come fai a saperlo？ 夢？どうだろう。確かに子供の頃のことだし、記憶にあやふやなところもあるんだけど。私、昔から不思議な夢を見るの。Ok, quindi comunque a livello di persone siamo molto diversi, nonostante abbiamo lo stesso potere. Vediamo. ありえないわ。何か勘違いしているのね。でもそれなら彼現実認識能力が危ういのかしら。No, volevo vedere se magari lei diceva qualcosa su quell'orecchino。これ以上は力になれないと思うわ。あ、いや、変な話をしてごめん。No, non più di tanto, tranquillo。esatto。質問も見つかったし。俺そろそろみんなのところに戻るよ。Lo penso anch'io。そうね。ありがとう。いい調査になったわ。お姉ちゃんを任せるにはまだまだね。それより早く瀬戸さんに万年筆を返してあげないと。quella è la cosa importante。それじゃ、さよなら。Mi aspettavo che arrivasse, non lo so, un nemico più grosso almeno. Capitano, ecco la sua penna。Lo sapevo che avrebbe messo le mani così! Quanto sei giapponese! これ、瀬戸さんのものですよね。確かに俺のだ。どうしたんだ、これ。さっきたまたま、菊池場に行く用事があって、そこで見つけました。E questo grazie all'amuleto! そうか。わざわざありがとうな。とても大事なものだったんだ。戻ってきて嬉しいよ。はい。私少し休みます。Vai pure, sarai stanchissima。ああ、そうだな。その方がいい。お休み、カサネ。Grazie, Seto。Yes, saliti di livello, possiamo parlare di persona? Sarà l'aggiornamento della missione。Kazane, so che in genere lanci coltelli in battaglia. Come pensate di usare armi di questo tipo? Non sembra facile lanciarne così tanti. Sono molto più maneggevoli delle armi più grandi. E tu perché usi la spada? Sono curioso di sapere se c'è un motivo di tipo strategico. Un motivo credo che sia perché riesco a concentrarmi meglio con un'arma sola. E poi le spade hanno un certo stile, sai. Ma forse questo non lo puoi capire. Anche Nagi pensava fosse stupido. Tra l'altro chissà che potere ha Nagi, l'amico suo. Comunque tranquillo, Yuito. Ti capisco perché anche io sono stato affascinato dalle tue spade, quindi non pensare mai che le tue spade siano banali o che qualcuno te lo dica, perché non è così. La spada è sempre la tua prima arma e la tua migliore amica. Tra l'altro siamo saliti di livello, questo vuol dire che... Ecco fatto. Quanti punti vuoi? 3 di là e 4 di qua. Ora punterei prima a questo per l'attacco caricato, che non si sa mai che possa essere una bella botta di vita. E poi puntiamo agli attacchi consecutivi. E poi ci spostiamo da questa parte. Anche se 3 punti sull'aumento della barra psi, io glieli butterei volentieri ora come ora. Però prima concentriamoci sugli attacchi. Facciamo così. Puntiamo prima questi qua. Poi andiamo da questo. E poi andiamo da questi qua. A sto punto finiamo il gioco, dai, dobbiamo capire. Secondo me arrivo a finire il gioco nel momento esatto in cui finirò tutto. Però magari non è detto, magari posso farmare da qualche parte. Vabbè, abbiamo ritrovato la penna, abbiamo parlato con Yuito. Direi che è il momento giusto per salvare. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.